L'ipposi è un rifugio per animali domestici dal reddito, cioè quegli animali che non sono classificati come animali d'affezione e quindi hanno una loro, diciamo, protezione, ma sono animali che nascono per essere macellati, per essere mangiati o per produrre cibo per gli umani. E quindi noi come associazione, anche con l'aiuto di altre associazioni o di singoli attivisti animalisti, salviamo questi animali, che appunto la loro direzione sarebbe tutta al macello. Gli animali dall'ipposi sono tutti animali che dovevano andare al macello, le salviamo, le portiamo in questo rifugio che è a Marina di Pisa, e lì in 3 ettari e mezzo circa che hanno a disposizione vivono liberi, senza più dover produrre niente, senza essere più appunto reclusi o recintati o in qualche modo limitati nella loro attività, nel loro movimento. Siccome sono tutti animali sociali, noi cerchiamo di avere più elementi della stessa specie in modo da poter appunto riprodurre un po' la loro vita in natura. E la particolare di questo posto, oltre al fatto appunto di occuparsi di questi animali, che è una cosa molto rara in Italia, è il fatto di essere aperto, quindi visitare questi animali, ad avere questo contatto con questi animali liberi, che è molto raro appunto vedere un maiale e vederlo appunto libero, o una mucca o un cavallo eccetera, e appunto si può venire a visitarli, vengono famiglie singole o persone singole, vengono le scuole, soprattutto asili e scuole elementari, vengono diversamente abili, perché noi facciamo una specie di pet therapy ma con gli animali liberi, vengono gli anziani, le case di riposo, e poi noi abbiamo anche attivato attraverso il CERT e l'ASL di Livorno delle borse lavoro per tossicodipendenti. Questa associazione, che si chiama appunto Fattoria della Pace Ipposi, è stata fondata ufficialmente nel 2010 e aveva sede appunto questo rifugio a Marina di Pisa, e praticamente noi abbiamo avuto lo sfratto, quindi noi alla fine di giugno siamo costretti a liberare questo posto e quindi a portare via gli animali, e quindi sono 70 animali che non hanno più casa, e soprattutto un progetto che rischia di morire. Allora, noi la prima cosa che abbiamo fatto quando abbiamo saputo dello sfratto è quello di rivolgersi agli enti pubblici di Pisa e quindi al comune di Pisa, perché pensavamo appunto che il lavoro che stavamo facendo, che ha una grossa appunto rilevanza sociale, potesse interessare al comune e potesse interessargli che appunto rimanesse nel suo territorio. E quindi siamo andati al comune dall'assessore all'ambiente, il dottor Eligi. L'assessore Eligi si è anche lui dichiarato interessato, e soprattutto aveva prospettato come molto facile la possibilità di poter avere un posto. Proprio sue testuali parole: un posto si trova. Noi gli avevamo appunto fatto presente che c'era un posto al Calambrone, appunto proprietà del comune di Pisa, dove già c'era stato un maneggio fallito 11 anni fa, e che praticamente questo posto stava appunto crollando, era chiuso appunto da 11 anni, era ideale per noi perché appunto era già destinato all'attività ippica, e c'erano già le strutture che, pur essendo fatiscenti, c'erano già le strutture che potevano essere insomma per noi interessanti, e avevamo anche proposto il fatto che appunto le strutture potevano essere ristrutturate a nostre spese. Il dottor Eligi ha detto che sì, il posto era nel piano di vendita del comune di Pisa, che però poteva anche essere svincolato, e ci ha lasciato dicendo che insomma o quel posto lì o un altro posto si sarebbe trovato. Allora, quindi noi abbiamo fatto tutti i passi proposti appunto dal comune di Pisa, e siamo riusciti a mettere insieme una riunione apposta per l'ipposi tra il comune di Pisa, la regione Toscana ed il parco, che è avvenuta il 4 aprile, in cui dovevano proprio riunirsi per discutere della situazione nostra. Fatta questa riunione, noi non sappiamo più niente, non sappiamo nessuna risposta, quindi cerchiamo di chiamare il dottor Eligi, il quale ci manda un semplice sms sul telefono, quindi un semplice messaggino con scritto: il comune di Pisa si è fatto da parte, non è più un problema nostro, è il dottor Zappalorti che vi deve dare delle risposte. Quindi la regione Toscana. Quindi oggi siete qui in comune per... Perché il comune di Pisa ha indetto una conferenza qui al comune, in sala stampa, proprio sul caso Ipposi, senza neanche invitarci, non l'abbiamo saputo per via traverse, una conferenza assolutamente chiusa a cui non siamo potuti entrare. Per spiegare evidentemente ai giornalisti che si stanno interessando, soprattutto dopo la trasmissione che è andata in onda su Italia 1 di Bow Boys, che si stanno appunto chiedendo perché appunto non hanno trovato una soluzione all'ipposi, e forse soprattutto perché questa proprietà del Calambrone, che è da lì 11 anni fatiscente, invenduta, non possa essere messa a disposizione per questo progetto.